INAIL. 60 anni di storia e un binomio vincente, quello che lega sport e riabilitazione, si è chiusa con un convegno all'INAIL la settimana di celebrazioni dedicate al 60° anniversario delle prime Paralimpiadi, nate grazie all'impegno e alla dedizione di Antonio Maglio, professore e medico dell'Istituto. È davvero un onore ricordare insieme che fu proprio l'Italia 60 anni fa a vedere la nascita dei primi Giochi Paralimpici internazionali. Queste le parole del ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. Un'idea straordinaria che ha visto lavorare insieme il professor Antonio Maglio, medico dell'INAIL e direttore del centro paraplegici di Villa Marina a Ostia, e il dottor Ludwig Gutmann, fondatore del movimento paralimpico. Oggi le Paralimpiadi sono uno degli eventi più seguiti del mondo sportivo. All'edizione di Tokyo 2021 si prevede la partecipazione di 4.400 atleti che gareggeranno in 22 diverse discipline sportive. Dal 1960 il movimento paralimpico ha fatto tanta strada, ha spiegato durante il suo intervento il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni. E la collaborazione con l'Istituto è andata crescendo fino ad arrivare ad una stretta sinergia con il Comitato Paralimpico, con il quale vengono realizzate numerose iniziative sia a livello nazionale che sul territorio, attraverso dei piani quadriennali di attività. Nel 2019, ha aggiunto, sono stati avviati alla pratica sportiva 440 disabili da lavoro. L'Istituto ha sottolineato che considera da sempre l'attività sportiva un valido strumento per la riabilitazione delle persone con disabilità e per il recupero della loro integrità, sia a livello fisico che psicologico. Il presidente ha poi dedicato un pensiero ad Alex Zanardi, l'atleta paralimpico coinvolto in un grave incidente lo scorso 19 giugno. Oggi non celebriamo un evento avvenuto 60 anni fa, ha dichiarato il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli. Il 25 settembre del 1960 si è spenta la fiamma delle prime Paralimpiadi della storia, ma si è accesa una luce straordinaria sul percorso che ci ha portato fin qui. Oggi, ha sottolineato, parliamo di un Comitato Paralimpico internazionale che conta 187 paesi al mondo. Nel 1960 non si celebrò una Paralimpiade, ha ribadito, si gettò il seme di un percorso teso a rivendicare attraverso lo sport il diritto delle persone disabili ad avere pari diritti e opportunità. Uomini come Antonio Maglio hanno consentito all'INAIL di evolversi, ha spiegato il direttore generale dell'INAIL Giuseppe Lucibello, e di rileggere la missione istituzionale costruendo le proprie attribuzioni intorno all'uomo a 360 gradi. Non devono essere gli atleti a ringraziare noi, ha sottolineato, ma noi a ringraziare loro perché ci consentono di sviluppare al meglio, dal punto di vista della funzionalità, i prodotti che poi potranno essere utili a tutte le persone con disabilità.